Bentornati! Today we're gonna talk about improper prepositions. If you're new to our channel, be sure and subscribe to receive updates when new videos are released. Also, don't forget to follow me on Instagram and Facebook at Italian Lessons with Flavia. Many prepositional phrases result from the pairing of prepositions and nouns. Let's practice listening and repeating the following examples. In cima a, which means on top of, at the top of. Questa canzone è in cima a tutte le classifiche. A capo di, which means behind. A capo della squadra di calcio c'è uno staff preparatissimo. Nel mezzo di, which means in the middle of, in the midst of, lei si è inserita nel mezzo del discorso come sempre. In base a, on the basis of, according to. In base a ciò che mi hai detto prima, sono d'accordo. In confronto a, which means compared to, in comparison to. Sono molto alta in confronto alla mia famiglia. Al cospetto di, which means in the presence of. Giorgio e Federica si sono sposati al cospetto di Dio. Per colpa di, which means because of, on grounds of, per colpa di Matteo ho litigato con i miei genitori. In conseguenza di, which means as a result of, in conseguenza dei comportamenti di Andrea, la preside lo ha espulso. A forza di, which means because of, through, by persisting that. A forza di gridare, perderai la voce. Per opera di, which means by, tutto questo è accaduto per opera di Giovanni. A meno di, which means less than, without, da quando studio faccio a meno del dizionario italiano per scrivere. Al pari di, as much as, in common with. Spero di trovare dei bravi amici al pari dei tuoi. A favore di, in favor of. Mia madre è sempre a favore di mio fratello. Per conto di, which means on behalf of. Quest'anno ho cominciato a lavorare per conto di un'azienda. In cambio di, which means in exchange for, in cambio di soldi, Simone tradirebbe persino il suo migliore amico. Al fine di, for the purpose of, in order to. Al fine di ottenere la promozione, Giada lavorerebbe 10 ore al giorno. Thanks for watching this episode of Italian Lessons with Flavia. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and don't forget to follow me on Facebook and Instagram at Italian Lessons with Flavia. So, ciao for now!